Cari ascoltatori, bentrovati, sono Elena Prizzi e benvenuti nella rubrica di Radio Speranza Leggere per Crescere, dedicata alla promozione della lettura per i bambini. Vi ricordo che la nostra frequenza è 87.6 MHz e che aspettiamo i vostri SMS al numero 331-398-9698. La finalità di questi nostri appuntamenti radiofonici è quella di trasmettere e stimolare il piacere della lettura. Per il libro da scegliere per questa nostra puntata ho tribolato abbastanza, ma non perché manchino i testi, ma perché, come ricordavo in una nostra chiacchierata precedente, è il libro che ti chiama, che ti cerca. Ed infatti si è fatto trovare facendo capolino tra le mensole della libreria. Non ci avevo pensato a questo testo ed invece calza proprio a pennello. Ieri per lavoro affrontavo il tema della scelta, del perché le persone non decidano, perché non facciano una scelta per cambiare la propria situazione, perché non credano in se stesse. Ci sono tanti timori, tante insicurezze, troppe domande che ovviamente non hanno risposte certe. E allora come fare queste scelte, come credere in se stessi rompendo gli indugi? Occorre sicuramente seguire il proprio istinto, avere coraggio e credere nelle proprie potenzialità. Credere che siamo tutti importanti, utili per un progetto di vita più grande di noi. Siamo tutti chiamati a dare il nostro contributo nella società. Ognuno a modo suo può diffondere il bene, la bellezza, la cultura, l'allegria, le passioni e tutto ciò che chiaramente lo scibile può contenere. Trovare però il proprio posto nella società non è semplice, ma come dice il famosissimo detto, aiutati che il ciel ti aiuta. È importante rompere gli indugi, avere fiducia nelle proprie capacità e sapersi guardare con entusiasmo, cogliendo in se stessi l'unicità dell'essere. Ognuno di noi è prezioso e questo dobbiamo sempre ricordarcelo. Dopo l'intervallo musicale, ascoltando la storia odierna, ne sentiremo proprio delle belle da tutti i punti di vista, perché le note musicali ci accompagneranno. Restate pertanto in ascolto. Modern.
La protagonista della nostra storia si chiama Sofia e si presenta da sé. Vi leggo la sua carta d'identità. Cognome Pratolungo. Nome Sofia. Sesso femminile. Segni particolari: manto marrone con macchie bianche, occhi marroni, corna gialle. Alimentazione erbivora. Classe mammifero. Gruppo artiodattili, sottogruppo dei ruminanti. Famiglia bovidi, famiglia dei bovini. Note particolari: musicista. Firma della titolare, carta dell'identità: Sofia Pratolungo. E sì, avete proprio capito bene. Si tratta di una mucca musicista. Esattamente, è la storia di Sofia, la mucca musicista, scritta da Geoffroy de Pernard e pubblicata dalla casa editrice Babalibri, che ringraziamo per la concessione dei diritti di lettura. Nel leggere farò qualche descrizione delle immagini per migliorare l'efficacia del testo e delle deliziose illustrazioni presenti nel libro Babalibri. Eccoci quindi al testo. Sofia vive in campagna, ama molto la musica, adora cantare e diverte la sua famiglia e tutti gli amici con i suoi piccoli concerti. Un giorno viene organizzato un grande concorso musicale. Tutte le orchestre del paese sono invitate a partecipare. «Ho voglia di tentare la fortuna», dichiara Sofia ai suoi amici. «Forse riuscirei a farmi assumere da un'orchestra». «Vuoi andare nella grande città?» dice sua mamma inquieta. «Vuoi lasciarci?» esclama suo padre. «E i nostri concerti della sera?» si rattristano i suoi amici. «Sentite», dice Giorgio il vecchio cavallo. «Siamo tutti un po' preoccupati, ma Sofia ha ragione. Deve provare, ha talento e riuscirà». Giorgio li ha convinti. La mattina della partenza tutti accompagnano Sofia alla stazione. Finalmente la grande città. Sofia compra un giornale e una mappa della città. Si siede in un caffè e consulta i piccoli annunci. Sono molte le orchestre che cercano dei musicisti. «Guarda, guarda, questo qui, la grande orchestra del sorriso scintillante. È qui vicino. Che nome strano. Proviamo». «Clinglong!» «Viene per il posto?» le risponde un leone aprendo la porta di un salone pieno di feline ed animali dai denti aguzzi. E le risponde: «Per principio non assumiamo erbivori, ma entri, entri». Sofia scappa a gambe levate. «Devo stare più attenta ai nomi delle orchestre», si dice. «Ah, ecco, gli erbivori melomani. Io sono erbivora. Proviamo». Viene per il posto, le apre la porta un rinoceronte. Nella sala ci sono ippopotami, rinoceronti ed elefanti. «Ci dispiace, cara, ma lei non è abbastanza pesante». «Che cosa c'entra il peso con la musica?» esclama Sofia. E consulta gli altri annunci. «Reale armonia dei ruminanti». «Io sono un ruminante. Proviamo». «Glinglong!» «Viene per il posto?» le risponde una giraffa. «Ci dispiace, cara, ma temo che lei non sia all'altezza». «Che cosa c'entra mai l'altezza con la musica?» si chiede Sofia, indignata. «Ah, circolo musicale, corni e corna. Io ce le ho le corna. Proviamo». «Glinglong!» Le apre la porta un'alce. «Viene per il posto?» E nella sala è pieno di animali dai le tante belle corna, molto importanti. «Ci dispiace, cara, ma ci sono corna e corna».
che cosa c'entrano le corna con la musica? Si arrabbia Sofia. Gruppo orchestrale bovino. Io sono un bovino, proviamo anche qui. Glinglong. Bla! Le rispondono una mucca nera e bianca. Qui le mucche marroni non le vogliamo. E infatti nella sala è pieno solo di mucche nere e bianche. Che cosa c'entra il colore con la musica? Sofia va su tutte le furie. Ah, un altro annuncio. I bovidi musicisti. Io sono un bovide, proviamo. Suona anche a questa porta. E le apre un'elegantissima mucca. Viene per il posto. Mi dispiace, mia cara. Temo che lei non sia abbastanza elegante per la nostra orchestra. Che banda di elegantoni, tuona Sofia. Ma che cosa c'entra l'eleganza con la musica? Riprende in mano il giornale. Ah, grande orchestra delle mucche pazze. Sono una mucca e sono pazza di rabbia. Proviamo. Suona anche a questa porta. Viene per il posto, entri! Più pazzi siamo e più si ride! Oh, scusate, credo di aver sbagliato indirizzo. Balbetta Sofia e scappa. Sofia è scoraggiata. Reale orchestra canina, i mici che fanno le fusa. Non vale neppure la pena di provare. Non mi resta che tornare a casa. Tutta triste si siede al caffè della stazione. Che cos'ha, signorina? Sembra ci sia qualcosa che non va, le chiede preoccupato il cameriere. Sofia gli racconta le sue peripezie. Oh, non mi meraviglia, cara signorina. Tutte quelle orchestre non valgono nulla, non amano veramente la musica. Anche io sono un musicista, ho conosciuto questi problemi. Il mio pelo non era abbastanza lungo o abbastanza corto. Avevo le orecchie troppo pendenti, il muso troppo a punta, non avevo la taglia giusta, il colore giusto, non ero della razza giusta. Allora perché non formiamo un'orchestra insieme? Assumeremo solo musicisti di vero talento. Mi presento. Mi chiamo Sofia. Affare fatto, signorina. Io sono Douglas. Non mi chiami più signorina Douglas e sarà perfetto. Sofia e Douglas hanno pubblicato un annuncio sul giornale e i candidati arrivano numerosi. L'annuncio dice: al fine di creare orchestra per partecipare al concorso, Sofia e Douglas cercano musicisti di talento. Tutte le candidature saranno esaminate. Audizione oggi alle ore 10 da Douglas, via Giovanni Cagnolino 2. Tutti e due ascoltano i vari candidati con calma e con molta attenzione e alla fine assumono 4 eccellenti musicisti. Un elefante che dice: non trovavo lavoro perché sono troppo magro. Una zebra: io invece per la mia gamba di legno. Un orso e un lupo: per gli altri lupi sono troppo sentimentale. Sofia ha battezzato il suo gruppo Gli Amici della Musica e naturalmente hanno vinto il concorso. La simpaticissima lettura ci porta chiaramente al dilemma essere o non essere, sembrare, voler apparire, voler etichettare o essere concretamente. L'augurio che vi posso fare, cari ascoltatori, è quello di fare un dono alla società, di riuscire a far risplendere tutto quello che siete o che ancora non avete completamente dimostrato di essere. Vi invito alla lettura di questo libro anche per poterne apprezzare le illustrazioni. Inviateci i vostri sms al 331 398 9698. Diteci quali tematiche vorreste affrontare, che troveremo insieme il modo per parlare di tante situazioni. L'importante per noi resta sempre quello di rimanere sintonizzati con il cuore e su Radio Speranza. Grazie per l'ascolto.